Bene ragazzi e ragazze, possiamo continuare su questa nuovissima collaborazione con Playon Italia. Sto parlando di Persona 3 Reload in versione PlayStation 5. Ringrazio tutto lo staff di Playon Italia per avermi concesso gentilmente di portare questo titolo sul mio canale YouTube. Ringrazio Alessandra di Playon Italia per avermi gentilmente inviato un codice di Persona 3 Reload in versione PlayStation 5. Ringrazio tutto lo staff e tutto il team di Atlus, tutti gli iscritti ma anche non iscritti che mi seguono. Adesso dobbiamo andare, però andiamo avanti ragazzi, perché avremo tanto da fare. Allora abbiamo due missioni in pratica. Allora, incontrati con Sanada, no, forse una, vai e vai al centro commerciale di Paulonia. Allora, mappa di gioco ragazzi, mappa di gioco, quindi mappa della città, ed eccoci qui, ed ecco qui, andiamo qui, centro commerciale, certo che andiamo. Accontentiamolo, è sempre una missione da portare a termine. Ah, siamo arrivati già, si fa tutto bene, molto molto bene ragazzi. Mi attende qui, eh sì, a quanto pare. No, questa è la stazione di... ah, andiamo qui, questo è il posto di cui parlava Sanada-san, giusto? Ok, entriamo. Entriamo. Magari chiediamo permesso, poi. じゃあ黒沢さん。これいただいていきます。あとさっきの話。こいつらのことです。この人は黒沢純さ。俺たちの活動に協力してくれてる。それとこれは幾月さんからだ。 おお、軍資金もらえるんすか？太っ腹っすね。手ぶらじゃ戦えないからな。ここで準備しろ。黒沢さんは仕事のコネで、俺たちの装備品を揃えてくれる。もっとも、ただにはしてくれないけどな。当たり前だ。無償の仕事ほど無責任なものはない。分かってますよ。じゃあ俺はこれで。 君たちのことは聞いてる。俺の仕事は町の治安を守ることだ。たとえそれがどんな事情であってもな。力などなくても俺はこの町の異変はわかる。俺は俺が正しいと信じることをする。それだけだ。何か入り用なら奥で話そう。よし。 Allora ragazzi, dunque, non ho molto, ma dovresti riuscire a trovare ciò che ti serve. Polizia di Tatsumi Est, ok. Presso la stazione di polizia di Tatsumi Est puoi comprare l'equipaggiamento da battaglia per te e per il tuo gruppo. Bene, se hai bisogno di denaro extra puoi anche vendere l'equipaggiamento che non usi più, ok. Non puoi sapere quali pericoli dovrai affrontare nel Tartaro, procurati il migliore equipaggiamento che puoi permetterti. Tipi di equipaggiamento. L'equipaggiamento è diviso in quattro categorie: armi, armatura, armatura petto, armatura gambe e accessori. Ok. Le armi influenzano i danni degli attacchi. L'armatura del petto riduce i danni subiti da chi la indossa. L'armatura delle gambe influenza l'elusione del portatore e gli accessori conferiscono vari effetti speciali. Ok. A volte anche l'equipaggiamento diverso degli accessori conferisce effetti speciali. Prova varie combinazioni per ottimizzare e specializzare la tua dotazione. Ottimo. Allora, abbiamo solo 8.000 crediti, ragazzi, quindi comprarmi, ovviamente penso per me, ragazzi, penserò per me. Allora, Gladio? No. Prendiamo la sciabola, prenderò la sciabola, via. Compriamo, non equipaggiare, sapete benissimo che la penso, mi piace equipaggiare sempre di per fatti miei, insomma, ecco. Allora, e acquisterò questa. Poi abbiamo finito i crediti, non possiamo fare altro ragazzi. Usciamo. Se vuoi acquistare qualcosa, sai dove trovarmi. Passa quando vuoi. Me ne dovrò ricordare qui, eh. Eh sì.
ってか選ばれし俺らにご予算5000円ってちょいしょっぱくねなあ。あ、やっべ、もうこんな時間かよ。寂しん坊将軍の再放送始まっちまうから俺先帰るわ。あー、それはだな。今日のところは任せたぜ、リーダー。あっち行ったらバシッとやるって。この辺にも店とかいろいろあるし、時間あるんだったら適当に見てけよ。じゃ、また寮でな。Allora, attività extra curricolari. A partire da oggi puoi passare come preferisci il tempo dopo la scuola. Ok, iniziamo ad essere un po' più liberi in pratica. Usando le strutture scolastiche o visitando alcuni luoghi della città puoi aumentare il sapere, il fascino oppure il coraggio. Ok, tuttavia potrai compiere un numero limitato di attività. Pensa bene, pianifica come passare il tuo tempo. Funzionalità di rete. Attivando le funzionalità di rete e premendo, il touchpad, puoi esaminare le statistiche di chi gioca online e confrontare i progressi. Bene. Premendo sempre, insomma, il touchpad, puoi anche ricevere dei suggerimenti se sei in un punto morto o consigliare azioni se non sai cosa fare. Va bene. Ok, adesso non ci interessa, ragazzi. Dai, andiamo. Vabbè, ho premuto il touchpad, via. Allora, dove bisogna andare adesso? Ritorniamo nella mappa della città, giustamente. Dopo scuola torneremo nel dormitorio, sì. Tanto sembrerebbe che non abbiamo nulla da fare, o almeno sembra che sia così. Andiamo. Ah, innanzitutto devo fare una piccola cosa, ragazzi. Scusatemi. Equipaggiamento. Scusatemi, ma devo un attimino, ecco, equipaggiare la mia sciabola perché fa un po' più danno. Ok, perfetto. Adesso possiamo, o a meno che non credo che posso equipaggiare, no, perché lui è un tipo di arma. Ok, no, assolutamente no. Ah no, il dormitorio, un attimino ragazzi, stavo un attimino... Sarà questo il dormitorio, no? Eh sì, tra poco sarà buio. Andare subito a casa dopo la scuola. L'accesso al dormitorio dopo la scuola fa giungere immediatamente la notte. Dovrei rientrare. Ok, entriamo. E si è fatto già sera, giustamente. Okay. Tempismo perfetto. Volevo parlarti un attimo riguardo all'esplorazione del Tartaro. Akiko si sta ancora riprendendo, dunque vorrei che guidassi tu la squadra in combattimento, almeno per ora. Non si può mai sapere, potrebbe apparire un altro nemico potente come quello dell'altro giorno. È meglio essere preparati, altrimenti ci ritroveremo in grossi guai. In ogni caso, fammi sapere quando vuoi esplorare il Tartaro e io mi occuperò di radunare il gruppo. Allora, andare nel Tartaro. Ora puoi accedere al Tartaro a tua discrezione. Ok. Puoi raggiungerlo parlando con gli alleati o controllando la bacheca nella sala comune, che dovrebbe essere qui intorno. Eccola lì, di fronte, a posto. Poiché il Tartaro non è disponibile fino all'arrivo dell'ora buia, quando decidi di andarci farai passare il tempo. Preparati a dovere prima di partire, giustamente. Inoltre, dato che avrai sicuramente anche altre cose da fare, hai il permesso di uscire di sera se ne hai bisogno. Ah, perché mi... anche il permesso, va bene. Beh, per ora è tutto, continua così. Dovrò chiedere anche il permesso, in pratica. Uscire la sera. Ora puoi andare liberamente in città di sera. Alcune attività offrono oggetti e lavori part-time esclusivi per la notte, quindi vedi cosa riesci a scoprire. Allora, qui è la bacheca per... Ci sono scritti diversi programmi e informazioni di contatto.
guarda la bacheca. Oltre a dispense scolastiche e ritagli di giornali, ci sono anche avvisi scritti a mano. Non lasciare effetti personali nella sala comune, non fare rumore a notte fonda. Sembrano le regole del dormitorio. Ok? Vai. Dovrei sentire quelli che possono andare stanotte. Andiamo nel tartaro, ragazzi, e vediamo un po'. Vediamo un po'. Poi magari nel prossimo episodio usciremo un po' di notte. Mentre esploriamo il Tartaro, questa sarà la nostra base operativa temporanea. Affido a te. Ok. Tattiche. Durante il tuo turno di battaglia, premendo il direzionale, accederai al menu tattiche, dove potrai modificare il comportamento di ogni membro del gruppo durante il proprio turno. I comandi diretti ti permettono di controllare le loro azioni. Azione libera, il membro del gruppo sceglierà l'azione migliore a seconda della situazione. Assalto totale, il membro del gruppo darà priorità all'attacco. Ok. Conserva SP, il membro del gruppo sceglierà un'azione che non consuma troppi SP. Cura supporto, il membro del gruppo darà priorità ai propri HP e si concentrerà sulle cure. Comandi diretti. Il membro del gruppo sarà controllato dal giocatore. Le tattiche possono essere visualizzate e modificate anche tramite stato nel menu. Vai su stato e usa L1 più o R1 per passare da controllo allo stato a tattiche, in cui puoi cambiare le tattiche usate da ciascun membro del gruppo, giustamente. Quindi adesso possiamo andare. Parliamo del nostro primo obiettivo per questa esplorazione. Secondo la nostra ricerca, il Tartaro è diviso in varie regioni diverse. Ok. Se continuiamo a scalare la torre, prima o poi raggiungeremo un punto che porta a una nuova area. Giustamente, raggiungere quel punto sarà il nostro primo obiettivo. Yes. Siete tutti pronti? Sono pronto. Ricorda, non strafare, puoi sempre usare il teletrasporto per tornare indietro. Puoi sempre tornare al piano più alto raggiunto quel giorno. Ah sì, ecco qui, prendi. Se mai ti trovassi in pericolo, fanne uso senza esitare. Polvere curativa per 2, perlina rigenerante per 1, gemma trafuri per 2. Da parte mia è tutto, buona fortuna. Le dimensioni dei piani possono variare, ma non è necessario esplorarne sempre ogni anfratto, ok? È una strategia valida anche andare direttamente alle scale. Lascio a te la scelta. Scattare. Puoi scattare premendo e mantenendo R2 durante il movimento. Ti sposterai più rapidamente, rendendo più efficace l'esplorazione del Tartaro. Ok. Tuttavia, durante lo scatto i nemici ti individueranno più facilmente, quindi fa attenzione. Ma quindi adesso qui ripartiamo dal secondo piano, ragazzi. Vabbè, comunque andiamo e vediamo un attimino. Ok. Allora, qui abbiamo le scale, quindi... Ah, qui adesso si apre, quindi... Ottimo! Adesso inizia il bello, ragazzi. E beh, adesso inizia. Proviamo una nuova arma. È la nuova arma, diciamo, che è molto appagante. È veramente molto appagante, ragazzi, sì. Vediamo un po'. I punti esperienza ottenuti da questa battaglia aumenteranno, va bene. Ottieni soldi. Andiamo. Ottenuta la persona angelo. Bene, molto molto bene. Veramente molto molto bene. Nuovo livello, ok. Ok. Comunque, ragazzi, questo gioco... Hanno fatto veramente un remake
Stupendo. Capolavoro, ragazzi. Io già posso dire che è un capolavoro, quindi lo dico a mani basse, quindi cosa abbiamo qui? Ok. Allora. Perfetto. Vediamo un po' qui. Ah, ok, qui possiamo salire. Quindi lì si può salire, qui sarà qualche altra stanza dove... Ottimo così, ragazzi, veramente ottimo, veramente ottimo. Ok. Si combatte alla grande qui, si combatte alla grande, ragazzi. Combat system spettacolare, spettacolare. Ah, difesa diminuita. Vabbè, tanto abbiamo vinto, va bene così. Abbiamo vinto per il momento, ragazzi. 46 punti esperienza, livello 4. Ottimo così, ottimo così. Papessa livello 2, ok. Lì si parla della persona, quindi stiamo tranquilli. Non abbiamo nulla da prendere, quindi adesso andiamo a destra e poi andremo verso l'alto, eh. Un forziere. Eccolo qui. Strano boccone. Recupera HP, però sinceramente per il momento non ne ho assolutamente bisogno, quindi possiamo andare. Possiamo andare qui. Sì. Piano successivo, ragazzi. Si sale. È molto probabile che troverete quegli strani depositi di minerale, di minerali sparsi in giro per il Tartaro. A quanto pare sono i resti cristallizzati delle ombre. Al loro interno ci sono spesso materiali piuttosto utili. Quando ne trovate uno, provate a romperlo. Oggetti distruttibili. Vabbè, li abbiamo già distrutti questi, ragazzi. Nel Tartaro troverai oggetti distruttibili composti da residui di ombre. A volte al loro interno troverai oggetti, quindi spacca tutto. Vabbè, che devo spaccare tutto, ragazzi, questo lo sappiamo. È la base di tutto, rompere tutto, quindi tutto quello che troviamo, insomma. Allora, fermi un attimino qui, eh. Fermi un attimino. Diamo un'occhiata qui, Diamo una piccola occhiatina, ragazzi. Diamo una piccola occhiatina. Quindi potrei usare il Tartaro per livellare un po'. Eh sì. Ah, sono debole. Sono debole, ok. Fermi tutti, Qui abbiamo le tattiche. Ok. Dai che lo mandiamo giù. Bene. Abbiamo fatto anche questa, ragazzi, Abbiamo fatto anche questa. Maschera della crudeltà. Ottimo. Veramente ottimo. Non ho colpito per primo, quindi la situazione si mette abbastanza male qui, Abbastanza. Allora. Vai. Ottimo così. Allora. Andiamo. Ora sì che sono contento, Ora sì che sono contento, ragazzi. Ce la stiamo cavando comunque bene, Senza molti intoppi, però dobbiamo un attimino... Ottimo così, ma adesso bisogna ripristinare un po' la vita qui, Allora, carte delle persone in possesso. Se scegli una persona che hai già, tutte le persone dello stesso arcano riceveranno esperienza. Ok. Hai già? Ok. E allora facciamogli guadagnare un po' di esperienza in più, ragazzi, su.
visto che ne abbiamo già una, aiutiamola un attimino. Nuova abilità. Perfetto. Allora, fermi tutti. Io adesso devo ripristinare un po' di... un po' di energia, ragazzi, sì. Giusto quel tantino, eh. Adesso non so se andare da questa parte. Vediamo un attimino. Allora, qui possiamo salire. Quindi forse si va al quarto piano. Vabbè, comunque. Torniamo un attimino qui perché devo capire una cosa, ragazzi. Devo capire solo una piccola situazione. Poi andiamo, magari. Non me ne volete. Non me ne volete. Ah no, qui si torna all'entrata, ok. Quindi io direi di andare ancora... io direi di andare ancora un po' su. Sì. Sicuramente andiamo un po' su, ragazzi. Tengo regolarmente nota di ogni area esplorata. Una volta trovato un percorso, guidarvi non sarà un problema. Tuttavia, a causa della natura variabile del Tartaro, i registri diventano inutilizzabili a ogni nuova visita. Ok. Minimappa e scorciatoie per gli spostamenti. Durante l'esplorazione puoi premere L1 per aprire la minimappa, che mostra la tua posizione attuale e la strada che hai percorso. Mostra anche informazioni sulla posizione di nemici e forzieri, quindi non esitare a controllarla regolarmente. Una volta trovate le scale, puoi usare una scorciatoia per passare al piano successivo da qualsiasi punto. Prima di passare al piano seguente, vale la pena di setacciare a fondo quello attuale. Di setacciare a fondo quello attuale. Va bene. Intanto qui si combatte, poi vediamo. Vediamo un po' se è debole. Vai, l'abbiamo tolto di mezzo, ragazzi, eh. L'abbiamo tolto di mezzo. Ancora. Un doppio attacco, ragazzi. Ma anche noi attaccheremo, non vi preoccupate. Non vi preoccupate, allora. Vediamo un attimino, fermi, eh. Ottieni. Ok. Vai. Un po' di denaro, via. Un po' di denaro non guasta, ragazzi, no. Anche perché dobbiamo acquistare nuovo livello. Fantastico. Fantastico, ragazzi. Nuova abilità. Fermi. Allora, fermi tutti. Qui abbiamo degli oggetti. Sì. Dove si va? Ragazzi, adesso un attimino di calma. Un attimino di calma, che da fare ne abbiamo abbastanza. Cosa abbiamo qui? Acqua curativa. Per quanto riguarda gli oggetti curativi, ragazzi, non ci fanno mancare nulla, perché ne danno abbastanza. Ne danno abbastanza, quindi ne danno veramente abbastanza. Quindi sono contento di questo. Ah, qui ne sono tre. Proviamo. Proviamo. Resiste. Vai. Ripristiniamo un po' di HP, che fa sempre comodo, eh. Fa veramente sempre comodo, sì. Mamma mia, ragazzi. Qui i nemici iniziano ad essere veramente molto resistenti, eh. Sì. Iniziano ad essere resistenti, ragazzi.
Ovviamente più si sale più andiamo in alto e più è così, diventano un po' più potenti. Ma è giusto che deve essere così, ragazzi. La situazione è giusta. Ah, ancora un attacco. Ok. Anche attacco mancato. Siamo a posto. Siamo a posto in questo modo, allora. Siamo realmente a posto. Ok, comunque. Chi devi colpire adesso? Chi devi colpire? Fammi capire un attimino. Vai. Ce l'abbiamo fatta, va bene così. Crediti oppure... aumentiamo i punti esperienza ottenuti, via. Non è che aumenteranno chissà di quanto, però insomma, ragazzi. Sono sempre punti esperienza aggiuntivi che non guastano. Allora, qui non abbiamo nulla. Perfetto. Beh, ti colpisco per prima, Ciccio. Scusami. Ok, allora. Proviamo, Proviamo. Alla faccia del danno leggero. Alla faccia del danno leggero, ragazzi. Ah, attacco mancato. Ecco, dai il colpo di grazia. Colpo critico, ragazzi, ottimo. Un ottimo colpo critico, mi piace. Mi piace molto, sì. Allora, fermi tutti, Ce l'abbiamo fatta, ma che bello. Ma che bello. Mano arcana, vediamo un po'. Questo cosa fa? Aumenta la difesa? No. Voglio un po' di crediti. Sì, sì, sì. Voglio un po' di crediti qui. Voglio abbastanza crediti, giustamente. Allora, fermi tutti, Abilità per quello che mi riguarda. Abbiamo ripristinato un po' di tutto, Quindi... Attenzione, abbiamo ottenuto un oggetto che posso andare subito, credo, ad equipaggiare. Vediamo un po'. Ok. Perfetto, dove si va adesso? Per forza qui avanti. Sì, unica destinazione dove possiamo realmente proseguire, quindi... si sale di un altro piano. E adesso qui? Rilevo un nemico potente poco più avanti. State tutti allerta. A giudicare dalla frequenza del segnale, questo avversario è temibile. Sarebbe saggio organizzarsi prima di affrontarlo. Ok. Sì, possiamo usarlo, ci mancherebbe. Possiamo usarlo. Ragazzi, io non credo che... non so se mi sento ancora pronto. La console mostra una serie di numeri. Capisco. Scegli pure il primo piano su quel dispositivo. Così facendo ti riporterebbe qui, giustamente. Allora, devo provare. Allora, lo sapevo. Ok. Ok. Allora, teletrasporti. Non tutti i teletrasporti sono a senso unico. A volte troverai altri tipi di teletrasporto.
Questo teletrasporto funziona come un ascensore, ti permette di spostarti tra i piani con i teletrasporti o di tornare all'ingresso. Usalo per esplorare meglio il Tartaro. Ok. Quindi in pratica noi, se andiamo qui, riprenderemo dal qui, dal piano dove siamo arrivati. Bene. Allora ragazzi, torniamo al primo piano, perché io sinceramente non mi sento ancora pronto. Ma poi abbiamo raggiunto anche già un buon tempo per questo gameplay. Guardiamo allora. Che grosso orologio, però non sembra funzionare. Puoi usare l'orologio all'ingresso per ripristinare completamente gli HP e gli SP. Immaginavo ragazzi che serviva a quello, per quello sono andato lì dell'intera squadra, giustamente. Puoi trovare gli orologi anche nei piani che stai esplorando. Avranno gli stessi effetti di quello all'ingresso. Per attivare l'orologio servono 7 frammenti di del crepuscolo. Assicurati di conservarli per le emergenze. L'orologio non segna il tempo. Forse le lancette si muoveranno se uso qualcosa. Vabbè, a questo punto non uso niente. Torniamo indietro. Che c'è? Finito per oggi? Sì, la chiudiamo qui. Va bene, riposati e preparati per la nostra prossima spedizione. Ok, per oggi io direi che va bene così, ragazzi. Poi vedremo. Poi vedremo. Ehi, Diablotex, sei da solo oggi? Diciamo. Ehi, è vero che tu e Takeba-san siete venuti a scuola assieme? Beh, no, come puoi vedere. Ah sì, beh, non che mi interessi. Comunque, il tuo trasferimento qui deve essere stato una bella sfortuna. Aspetta, davvero non lo sai? Stanno succedendo cose strane a scuola. C'è qualcuno che dice di aver sentito strane voci. Ma dato che tu hai sempre quelle cuffie nelle orecchie, di certo non avrai sentito nulla. Non è che posso ascoltare tutto, eh. Insomma. お疲れ。あのさ、俺ラーメン食って帰るけど、お前も行かない?別に深い意味はないけどさ、今日暇なんだよね、俺。今朝の続きちょっと聞きたいしさ、ラーメン食うだけだし、付き合えよ。岩戸台の商店街のとこ。 Uscirò con un compagno di scuola dopo la fine delle lezioni. Per Igor la forza di un'affinità sociale è la forza della persona. Ho deciso di andare con lui. Beh, sì. Male non è, dai. Shimiru na kore. Na, na, wakatta? Koko no soupu sugoku ne? 多分スープに何か入ってるね。普通は絶対入れないようなもの。なんだろうな。ここの店名と関係あんのかな。あ、悪い。俺ここで食うとテンション上がっちゃうんだよね。あ、うん。そうだな。喋ってると麺とか伸びちゃうしな。けどその食いっぷり、この味が分かってる感じだな。 ところで、お前ってもう竹場さんと仲いいんだって?変更したてでよくやるな。ま、俺そういう積極的なやつ嫌いじゃないけどね。また帰りとかどっか行こうぜ。暇な時でいいからさ。そん時俺の計画教えてやるよ。多分驚くぜ。 Vediamo un po'. Kenshiyuke sembra essersi affezionato a me. Una voce mi risuona nella testa. Infatti, risuona anche un po' troppo, Ware wa Nanji. Nanji wa Ware. Nanji, arata naru kizuna o miidashitari. Nanji, majutsushi no persona o umidasesu toki. Ware ra, sara naru chikara no shukufuku o atae.
Ottimo, così ragazzi. Rango mago, compagno di classe. Affinità sociali. Quando incontri persone specifiche a scuola o in città, potresti sviluppare un'affinità sociale. Durante la fusione delle persone, le affinità sociali influiscono sul risultato finale. Quando fondi una persona dello stesso arcano di una delle tue affinità sociali, la nuova persona riceve esperienza bonus. Ok. Cerca di stabilire rapporti con molte persone per migliorare le abilità delle tue persone. Ok. Are? Mo soto kuraku ne? Tsuka, dorama minogashita. Ta, maji ka yo. Ma tonikaku kaeru to suru ka. È già sera. Ah, sono mai ni meado koukan shitokou ze. Keitai dase yo, keitai. Ricevere inviti via mail. Ora puoi ricevere inviti via messaggio dalle persone con cui hai stretto affinità sociali. Dopo aver visitato un negozio almeno una volta, ti aggiungerà la rispettiva mailing list. Visita varie strutture per ricevere aggiornamenti e offerte speciali. Ok, ho deciso di tornare al dormitorio. Bene. Hai fatto bene, anche perché è sera. Kimika. Okay. A proposito riguardo l'ora buia, va da sé che finché dura non è possibile acquistare nei negozi, quindi procurati in anticipo tutto ciò che ti serve e non farti trovare impreparato quando è già troppo tardi. Ok. Allora ragazzi, io vi dirò subito cosa farò in pratica. Tornerò nella bacheca, così mi rifarò, andrò nel tartaro, mi farò dal primo al quinto piano, ovviamente vado un po' a livellare e quindi magari bisognerà attendere un po' per il prossimo episodio che arriverà sul mio canale, perché devo livellare un po'. Allora, detto questo, il vostro Diablotex vi dà appuntamento con il prossimo episodio, con questa nuovissima collaborazione con Playon Italia. Ringrazio come sempre tutto lo staff di Playon Italia per avermi concesso di portare Persona 3 Reload in versione PlayStation 5 sul mio canale YouTube. Ringrazio Alessandra di Playon Italia per avermi gentilmente inviato un codice di Persona 3 Reload qui in, ovviamente in versione PlayStation 5. Ringrazio Atrus, tutti gli iscritti ma anche i non iscritti che mi seguono. Quindi vi ricordo come sempre, attenzione, perché ogni gameplay potrebbe contenere degli spoiler, quindi a vostra scelta. Il vostro Diablotex vi ringrazia di cuore a tutti. Tempo che me ne vado un po' a livellare nel tartaro e poi si continuerà dal quinto piano, insomma dal piano numero 5, dove siamo arrivati per affrontare quei nemici che insomma avete visto. Grazie di cuore a tutti, appuntamento con il prossimo episodio. Ciao!